Santo. La pace del Signore sia con voi. Amici carissimi, ci ritroviamo insieme intorno all'altare di Gesù ad esprimere la nostra preghiera con tutto il cuore e con tutta la commozione. Abbiamo terminato da poco la nostra preghiera di adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Ho messo ai piedi di Gesù sacramentato le nostre famiglie, l'intera nostra comunità. Ho chiesto per ogni famiglia pace e salute. E con questa stessa intenzione che vogliamo pregare, ecco, l'Eucarestia, spezzare insieme il pane della salvezza, perché l'amore di Dio possa entrare nei nostri cuori. E allora chiediamo perdono per tutti i peccati commessi. Confesso a Dio, potente a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e visioni, per mia colpa, colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Gesù. Signore, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. Padre Santo, che mi hai chiamato senza alcun merito alla comunione con l'eterno sacerdozio del tuo Cristo e al servizio della Chiesa, donami di essere annunciatore mite e coraggioso del Vangelo e fedele dispensatore dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Sapienza. Stolti per natura erano tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere. Ma o il fuoco, o il vento, o l'aria sottile, o la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, considerarono come dei reggitori del mondo. Se stupiti per la loro bellezza, li hanno presi per dei, persino quanto è superiore il loro Signore, perché li ha creati lo stesso autore della bellezza. Se sono colpiti dalle loro potenze e attività, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si conosce l'autore. Tuttavia, per costoro leggero è il rimprovero, perché essi forse si ingannano nella loro ricerca di Dio e nel volerlo trovare. Occupandosi delle sue opere, compiono indagini, ma si lasciano sedurre dall'apparenza, perché le cose vedute sono tanto belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché se tanto poterono sapere ed ascoltare l'universo, come mai non ne hanno trovato più presto il creatore? Parola di Dio. La bellezza del creato narra la gloria di Dio. La bellezza del creato narra la gloria di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. La bellezza del non è il linguaggio e non sono parole di cui non si ode il suono,
per tutta la terra si diffonde la loro luce, ai confini del mondo la loro parola. La porta della morte che ci fa entrare nell'infinito.
non sono finiti coloro che non ci sono più in mezzo a noi. Non sono stati eliminati, ma vivono l'eternità e questo ci incoraggia, e questo ci dà speranza, e questo ci dà certezza anche nello sperare della vita eterna e nell'incontro con i nostri cari, in attesa di quel giudizio finale, nel quale saremo giudicati per tutto ciò che di buono e di bello abbiamo potuto compiere, se l'abbiamo compiuto, per conquistare il paradiso, quella è l'intenzione buona del credente che si vuole fare santo, che vuole veramente assomigliare sempre di più a quella certezza divina che profuma di bello, che profuma di necessario. E allora, ecco, la parola ci dà questa riflessione che portiamo a casa nei nostri cuori. Accanto a questo, in questo giorno particolare per la mia vita, voglio ricordare con grande, ecco, preghiera, abbiamo vissuto l'adorazione fino a qualche minuto fa, abbiamo presentato a Gesù, come ho detto, ecco, una preghiera grande per tutte le nostre famiglie, per la salute e per la serenità del cuore, perché ci sia più pace nelle nostre case e ci sia più salute. Accanto a questo, ecco, davanti a Gesù sacramentato, ho posto la mia pochezza umana nel giorno dell'anniversario, ecco, sacerdotale. 16 anni fa, nel luogo di Nola, venivo, ecco, ordinato sacerdote per le mani di Monsignor Beniamino De Palma, il giorno importante in cui Cristo ha consacrato la mia vita e io in Cristo mi sono donato con le mie miserie, con i miei limiti, ma con la mia grande fiducia in Dio che non, ecco, mi abbandonerà mai e che mi illuminerà nella mente e nel cuore per dare compimento alla volontà di Dio. Non la conosco, la volontà di Dio, ma ogni giorno della mia vita mi affido a Lui perché si riveli dentro di me il suo progetto e non il mio progetto. È questo che chiedo a Dio quest'oggi, dicendo un bel grazie a Lui per il dono del sacerdozio, ma dicendo anche un bel grazie a Lui perché ho trovato veramente la Chiesa come madre, la comunità come madre e veramente quell'esperienza di maternità che sa generare l'amore e sa vivere a far vivere tutti i giorni la bellezza di Dio. Il mio obiettivo quotidiano, oggi me lo ripeto davanti a tutti quanti voi della comunità, è saper veramente mostrare il bello del Signore, che non è cosa da poco. L'esperienza del bello è veramente mettere fuori la testimonianza di Cristo. E quello che chiede al Signore di mostrare sempre di più la bellezza sua attraverso la nostra vita. Il desiderio è il desiderio comune di tutti i cristiani, farci santi, che abbiamo un esempio di santità in questo santuario. La nostra piccola ma grande santa Filomena, a quale ha donato, nonostante la piccola età, la sua vita a Cristo perché l'ha saputo amare. E allora, ecco, amici carissimi, quest'oggi mi sembra veramente di sentire nelle mie orecchie quel risuono dell'ordinazione che mi invita a dire con la mia stessa vita: mostra il bello di Dio e sappi vivere tutti i giorni come un dono del Signore. Questo lo metto anche nelle preghiere della comunità, perché insieme si possa veramente sempre di più camminare per essere famiglia cristiana, per essere famiglia cristiana. Ricordo quei primi giorni, ecco, della vita sacerdotale, e in modo particolare, ecco,
ecco, ricordo la prima messa celebrata qui a Mugnano del Cardinale. Era il 26 di novembre del 2005, anno del bicentenario di Santa Filomena. Ecco, arrivavo con la comunità d'origine davanti alla chiesa della Madonna del Carmine, attraverso un corteo a piedi arrivavamo qui al santuario di Santa Filomena, accompagnato da Don Giovanni di Garillo, parroco del paese, da Padre Agostino, parroco della comunità della Madonna del Carmine, e da Don Giovanni Draschi, rettore del santuario, che mi accompagnò in corteo qui al santuario di Santa Filomena per celebrare solennemente la Santa Messa, la prima messa celebrata a Mugnano del Cardinale il 26 novembre 2005, su questo altare dove sto celebrando quest'oggi, con grande solennità e con la stessa comunità e con tutto il cuore. Fratelli carissimi, veramente ricordo questi momenti intensi e belli che mi danno la forza sempre di più di attingere ad Dio e di unirmi sempre di più attraverso Dio ad ognuno di voi che siete veramente la comunità sposa del sacerdote. La comunità sposa del sacerdote, perché il cuore del sacerdote è un cuore indiviso, non è un cuore per uno, per due o per tre, ma deve essere un cuore per tutti, per tutti. E allora, amici carissimi, in questa giornata dico grazie a Dio, ma dico anche ad ognuno di voi di pregare per me. Vogliamo esprimere le nostre intenzioni di preghiera, vogliamo far uscire dai nostri cuori la preghiera che il Signore veramente ci chiede di mettere fuori, ma soprattutto di mettere ai piedi di questa città. Il Signore ascolta, ricordiamoci, i cuori che hanno realmente fiducia, i cuori che si fidano di Lui. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, oh Signore. Vi chiedo sempre di pregare prima di tutto per il nostro Papa Francesco, che è il cardine della nostra vita cristiana, è colui che ci indica la strada, è colui che il Signore ci deve conservare nel corpo, nello spirito, per essere veramente guida alla Chiesa, ecco, umana, alla Chiesa pellegrina sulla faccia della terra. Preghiamo. Quest'oggi chiedo di pregare anche per tutti i sacerdoti e per le vocazioni al sacerdozio, perché il Signore possa concedere sempre di più nel cuore di questi uomini ordinati e anche dei giovani che desiderano essere ordinati, di poter veramente assaggiare l'amore di Dio e quell'amore ridonarlo agli altri. Preghiamo. Non dimentichiamo mai gli ammalati, coloro che vivono nelle nostre case, che non escono più, che vivono la sofferenza, che vivono anche un tempo, ecco, ultimo della loro vita, hanno bisogno di essere incontrati. Preghiamo per i sofferenti, per gli ammalati, per gli anziani, perché il Signore possa donare loro sempre di più speranza nei loro cuori. Preghiamo. Preghiamo per i giovani della nostra comunità, perché non trovino in questo tempo il tempo del disorientamento, il
tempo dell'incertezza, il tempo della prova, ma piuttosto il tempo per progettare, per fidarsi sempre di più nella volontà di Dio e costruire il loro futuro. Preghiamo. E infine voglio pregare per la nostra comunità, per tutte le realtà presenti sul nostro territorio. Siamo una comunità veramente ricca, ricca di risorse umane, ricca di intelligenza, ricca veramente di prospettive. Preghiamo per la nostra comunità, perché ci sia sempre di più unità e amore cristiano. Preghiamo. Ultimissima preghiera per i nostri fratelli defunti, perché la gloria di Dio li possa veramente avvolgere e possano conquistare il paradiso. Preghiamo. O Dio nostro Padre, ti offriamo tutte queste preghiere per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Yeah.
Veramente il Santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Santo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, o diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci invita al suo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, di